Dalla schermata principale diamo un clic al centro per accendere la retroilluminazione. Diamo un secondo clic per accedere alla programmazione. Verranno mostrati i programmi precedentemente inseriti. Noi ci spostiamo con il joystick spingendo verso il meno o verso il più, comunque è ciclico, ci si arriva lo stesso, fino a visualizzare la schermata NP, che sta appunto per nuovo programma. Diamo un clic al centro. In basso a sinistra ci viene proposto a ON. Noi in questo caso dobbiamo fare la programmazione ad impulso, quindi spingiamo verso il meno o verso il più fino a trovare la funzione PULSE, che sta appunto per programmazione ad impulso. Clicchiamo per selezionarla. Vengono selezionati i secondi, cioè la durata dell'impulso, quindi spingiamo verso il più per andare a impostare nel nostro caso 5 secondi, che sarà appunto la durata dell'impulso. Selezionato il tempo, diamo un clic per confermarlo e andiamo in questo caso a impostare l'orario di attivazione. Teniamo spinto il joystick verso il più per velocizzare l'impostazione dell'ora. Alle 7:30, quindi agiamo sul joystick verso il più per aumentare il valore, verso il meno per diminuirlo. Impostate le ore 7:30, diamo un clic. Andiamo in questo caso ad impostare i giorni di programmazione. Lunedì, che è raffigurato dal giorno 1, lo vogliamo selezionare, quindi spingiamo il joystick verso il più. Il martedì non lo vogliamo selezionare, quindi spingiamo il joystick verso il meno. Identico discorso per il 3 e il 4, quindi non li utilizziamo e il joystick quindi lo spingiamo verso il meno. Il 5 lo utilizziamo, quindi spingiamo il joystick verso il più. Escludiamo 6 e 7, che sono appunto sabato e domenica, e per escluderli spingiamo nuovamente il joystick verso il meno. Selezionata la programmazione della settimana, diamo un clic al centro. Lui presenta la schermata riassuntiva del programma appena fatto. Se non dobbiamo fare altre modifiche, per uscire teniamo premuto il joystick e abbiamo terminato.